Buonasera a tutti, come preannunciato, questa sera iniziamo lo studio di un nuovo trattato talmudico che è il trattato di Yomà. L'argomento principale di questo trattato, come sapete, come dice il nome del trattato, è quello del giorno di Kippur. Yomà in aramaico vuol dire Hayom, il giorno per antonomasia all'interno del nostro calendario religioso. Poi la prossima volta, quando entreremo un po' di più all'interno del testo, vedremo quali sono le caratterizzazioni particolari di questo giorno. Avevo preparato per voi l'introduzione di Steinsatz al trattato e lo vediamo rapidamente oggi. Allora, scrive Rashtainzatz Masechet Yomah, o Sechet Bayom, Ayom Meyuchad Bashanah. Tutto il trattato di Yomah si occupa del giorno, il giorno particolare all'interno dell'anno, che è Yom HaKippurim. Fra l'altro, segnalo che questo trattato, in realtà, all'interno dei testi più antichi, quando viene menzionato, ha due nomi, cioè così come ho visto il trattato di Pesachim, che c'erano vari modi differenti di chiamarlo all'interno della nostra tradizione. Ugualmente, questo trattato di Yomà in alcuni testi si chiama Yomà e in altri si chiama Yom HaKippurim, appunto il giorno di Kippur. Perché viene chiamato il giorno? Perché Yeshpot Varim Rabim Amavdirim Odo. Ci sono molti aspetti distintivi all'interno della giornata. Questo poi lo vedremo in maniera chiara solamente quando arriveremo verso la fine del trattato, ma da un punto di vista tecnico e alachico, il giorno di Kippur è un giorno assolutamente eccezionale nel proprio genere. Cioè, pensate ad esempio alla configurazione dei divieti del giorno di Kippur, che consistono non nei divieti di Yom Tov, dei giorni di Moed, che abbiamo durante l'anno, lo Shoshana e gli Shalosh Regalim, ma accomuna i divieti dello Shabbat e aggiunge altri divieti, i cinque Inuim, i cinque tipi di afflizione che troviamo durante Kippur, tanto da renderla, appunto, da un punto di vista alachico, una categoria assolutamente unica all'interno del calendario e un giorno assolutamente unico all'interno dell'anno. Per cui lo rende un giorno la cui Kedushah particolare lo distingue da tutti quanti gli altri giorni e da tutti quanti gli altri Moadim. La prossima volta vedremo un Marsha molto bello, un pochino lungo, che spiega appunto la particolarità del giorno di Kippur, e lo fa proprio commentando la prima parola del trattato. Si parla della preparazione del Kohen prima del giorno di Kippur, e il Kohen veniva segregato sostanzialmente da 7 giorni prima di Kippur per prepararlo all'Avodah, al servizio poi che viene compiuto nel Beit HaMikdash durante il giorno di Kippur. E quindi qui già da questo 7 nota il Marsha come venga costruito un legame tra il giorno di Kippur e lo Shabbat che dovremo approfondire. Cosa rappresenta il giorno di Kippur? Rosteinsaltz scrive che si tratta del giorno dell'elevazione della realtà oltre i limiti e le norme che vengono normalmente stabilite. Questo viene espresso in maniera molto chiara nella Torah. Leggeremo la prossima settimana nel Humash, la Parashah di Yahremot, e all'interno della Parashah c'è questo versetto in Vayikra 16:30 dove viene illustrata la natura del giorno di Kippur. Questo verso poi torna tante volte nella Tefillah, probabilmente lo conoscerete a memoria. Ki vayom hazeh yekaper alechem letaretchem mikol chatotechem lifnei Hashem titaru. Perché in quel giorno il sacerdote espierà per voi per purificarvi, di tutti i vostri peccati verrete purificati dinanzi al Signore. Questa è la natura del giorno di Kippur, secondo la Torah, il giorno in cui tutte quante le storture, tutti quanti i difetti all'interno della nostra vita vengono messi da parte per essere ricondotti verso una purezza originaria, la Tohar a Rishoni. Chiaramente al giorno d'oggi non riusciamo a
cogliere appieno cosa potesse voler dire il giorno di Kippur, perché buona parte del trattato, sette capitoli su otto all'interno del trattato di Yomà, vedremo, si riferiscono a quanto avveniva quando c'era il Bet HaMikdash. Allora, quando c'era il Bet HaMikdash, ci trovavamo di fronte a una situazione particolare in cui avevamo tre tipi di Kedushah, tre tipi di santità che si intersecavano. Quindi abbiamo tre dimensioni differenti della Kedushah, della santità, che si trovano assieme durante questa giornata. Anzitutto la Kedushat HaZman, la santità all'interno del tempo, Kedushat HaMakom, la Kedushah, la santità all'interno dello spazio, e Kedushat HaAdam, e la santità all'interno dell'uomo. La santità nel tempo, cosa vuol dire questa cosa? Che il giorno di Kippur viene fissato come giorno di purificazione e di espiazione dei peccati. Vedremo poi all'interno del trattato che c'è un'idea in base alla quale si dice che Tzumosh Yom Mekapper, cioè che la stessa essenza del giorno di Kippur ha la capacità di espiare i peccati, indipendentemente dai nostri comportamenti e dai nostri atteggiamenti. Questo perché? Perché quel giorno ha questa predisposizione particolare. Sapete tutti quanti che a livello storico possiamo dire che il giorno di Kippur ricorda il perdono divino in seguito al peccato del vitello d'oro. Questo è un tema molto importante, perché quel giorno ha la caratteristica di rappresentare il perdono da parte di Kadosh Baruch Hu a livello archetipico, e quindi diventa il giorno più adatto per il perdono. E quindi questa predisposizione si ripercuote ciclicamente su tutti quanti i giorni di Kippur, che vengono considerati quindi un momento adatto per il perdono da parte di Kadosh Baruch Hu. Kedushat HaMakom, per quanto riguarda la santità nello spazio, sapete tutti quanti che durante il giorno di Kippur abbiamo dei rituali molto particolari all'interno del Bet HaMikdash. Achat Bashanah, come dice la Torah, una volta all'anno, e abbiamo un servizio all'interno di un posto particolare, unico all'interno del santuario, che è il Kodesh HaKodashim, il Santorum, luogo in cui nessuno può entrare durante tutto quanto l'anno. Quindi l'unica occasione nel calendario in cui il Kohen Gadol poteva entrare era durante il giorno di Kippur. Ci sono delle rappresentazioni poi da parte dei Chachamim molto interessanti rispetto alle modalità attraverso le quali avvenivano anche i restauri all'interno di questo posto, perché comunque c'è anche il tema della manutenzione. C'erano delle botole, si dice, all'interno del soffitto del Kodesh HaKodashim, dove appunto coloro che dovevano poi lavorare venivano calati all'interno di teche, possiamo dire, affinché non godessero con la vista del Kodesh HaKodashim. Tanta era la santità del luogo. E in questo luogo, appunto, il Kohen Gadol, il gran sacerdote, veniva introdotto solamente in questa occasione all'interno dell'anno, Achat Bashanah, una volta l'anno. E poi abbiamo in terzo luogo la Kedushat Adam, la santità all'interno dell'uomo, e colui che deve occuparsi della Avodah, del servizio del giorno di Kippur, è un po' la star di questo trattato, è il Kohen Gadol, è il gran sacerdote, che è colui che racchiude il massimo livello di santità, almeno a livello di intenti, all'interno del popolo di Israele. Quindi noi vediamo questi tre tipi di Kedushah confluire nella Avodah, nel servizio del giorno di Kippur. E questo si riesce a percepire in maniera immediata sia all'interno del testo biblico, la parasha della Karemot, che è quella che leggiamo poi nella Torah il giorno di Kippur, nella Mishnah e nel trattato talmudico di Yomai. Per questo motivo, per lo più, all'interno del trattato di Yomai, i temi che vengono affrontati sono quelli dell'Avodah nel Bet HaMikdash, il servizio divino del Bet HaMikdash. Anzitutto, per descrivere i korbanot, i sacrifici che abbiamo fatti nel santuario
durante questo giorno, perché come vedremo questi sacrifici hanno delle caratteristiche molto, molto particolari. Quindi abbiamo vari aspetti che vengono approfonditi e anche alcuni aspetti complicati. E inoltre viene approfondito il tema della preparazione del sacerdote, del Cohen. Per questa giornata. E per questo motivo i link, i collegamenti di questo trattato di Yomah per lo più sono indirizzati verso l'ordine Kodashim, che è il quinto ordine della Mishnah e del Talmud, che ha come argomento principale quello dei sacrifici. E quindi le categorie concettuali ed anche i modi in cui vengono affrontati i vari temi sono quelli propri del Seder Kodashim, appunto del quinto ordine della Mishnah. L'unica parte del trattato che parla di questioni più attuali è l'ultimo capitolo, l'ottavo capitolo, che poi affronteremo tra qualche mese, che riguardano le halakhot del giorno di Kippur, che riguardano tutto quanto il popolo di Israele e anche al giorno d'oggi vengono praticate. Come sapete, come stiamo leggendo in queste settimane nella Torah, stiamo leggendo il libro di Vaikra, i corbanot, i sacrifici, hanno uno spazio molto ampio all'interno della Torah. E lo stesso vale per quanto riguarda la Mishnah e il Talmud. Appunto, c'è un ordine intero che è dedicato ai sacrifici, ma poi anche all'interno degli altri trattati troviamo spesso e volentieri, abbiamo studiato vari capitoli nel Trattato di Pesachim, proprio che hanno come argomento i sacrifici, e appunto anche all'interno di altri trattati, all'interno del Seder Moed, appunto di questo secondo ordine della Mishnah e del Talmud, troviamo dei vari capitoli che riguardano i corbanot, che riguardano i sacrifici. E questo per mostrarci quanto i sacrifici siano centrali all'interno della nostra visione del mondo. Stiamo leggendo in queste settimane il Perkei Avot. Come sapete, viene affermato esplicitamente nel primo capitolo, che abbiamo detto la scorsa settimana, che la Avodah è una delle tre cose su cui il mondo poggia, assieme alla Torah e assieme alla Gemilut Chassadim. E anche se al giorno d'oggi non ci sono più i Korbanot per via dell'istruzione del Bet HaMikdash, la loro centralità, la loro importanza non è invece decaduta. E per questo è importante ragionare sulla tecnica dei sacrifici. I sacrifici sono delle mitzvot che consentono di avvicinarci a Kadosh Baruch Hu. E sebbene vi siano tante categorie differenti di sacrifici, ci siano tanti particolari all'interno di questo discorso, i sacrifici rappresentano in prima istanza il rapporto intimo che c'è fra l'uomo e Kadosh Baruch Hu. E questa unione a livello macroscopico viene rappresentata in due modi differenti. Cioè, intanto ci sono alcuni sacrifici che sono sostanzialmente sacrifici espiatori e quelli comunque che non vengono consumati dall'offerente, in cui l'offerente semplicemente presenta, offre il sacrificio che rappresenta un segno tangibile del pentimento, del ravvedimento della persona e rappresenta un segno di rappacificazione fra l'uomo e Kadosh Baruch Hu. E all'interno di questi sacrifici l'aspetto principale è quello del sangue. Come leggiamo varie volte nel libro di Vegra, il sangue rappresenta la vitalità non solamente all'interno dell'animale che viene sacrificato, ma anche all'interno della persona. Nel sacrificio c'è una tecnica di sostituzione fra l'offerente e l'animale che viene offerto. Quindi il sangue dell'animale che viene offerto e viene asperso o versato sull'altare rappresenta il sangue e la vitalità e l'anima della persona. E Kadosh Baruch Hu, nella misericordia, come dice Ramban nel suo commento alla Torah, accetta questa sostituzione. La carne dell'animale, per quanto riguarda questi sacrifici, può essere o bruciata oppure mangiata dai guanim. Ma questo esaurisce solamente una parte dei sacrifici. Ci stanno altri sacrifici, ad esempio il sacrificio di Shelamim, dove la persona che porta il sacrificio, i sacerdoti e l'altare
entrano a far parte di un pasto festivo, potremmo dire, che ha come tema principale quello della pace e dell'avvicinamento fra queste varie componenti e quella della unificazione di queste parti. E quindi c'è un aspetto simbolico molto importante all'interno dei sacrifici. E probabilmente noi al giorno d'oggi abbiamo, proprio non avendo vissuto, non avendo visto tutto ciò, abbiamo perso buona parte di questa dimensione e della simbologia proprio dei sacrifici. Comunque il simbolo principale che c'è all'interno del Corban, come dice il nome, è quello dell'Itkarevut, dell'avvicinamento a Kadosh Baruch Hu. Come sapete, come abbiamo visto in alcune circostanze, il Bet HaMikdash è una costruzione abbastanza composita, perché serve a svolgere varie funzioni differenti. In nuce già troviamo tutte quante queste funzioni all'interno dell'Ohel Moed, della tenda di radunanza che c'era nel deserto. Il santuario di Gerusalemme, il Bet HaMikdash, il primo e il secondo tempio, servono solamente ad amplificare queste funzioni all'interno di un costrutto molto più grande, più articolato. Ma appunto le funzioni principali vengono già espresse all'interno dell'Ohel Moed, dell'adunanza che c'era nel deserto. Il core, il centro di questo Ohel Moed e poi del Bet HaMikdash, come dicevamo, è il Kodesh HaKodashim, il Santa Santorum, che viene chiamato anche Devir, dove c'era l'arca dell'alleanza sulla quale poi si stagliavano i cherubini, i due cherubini, che rappresentano simbolicamente il luogo nel quale Kadosh Baruch Hu siede. Ricordo i cherubini a livello antropologico vengono considerati una sorta di trono divino, e si dice che fra i cherubini viene concentrata la Shekinah, la presenza divina, e insomma si tratta del luogo nel quale abbiamo la massima concentrazione divina all'interno del mondo. E quindi quel luogo, il Kodesh HaKodashim, viene considerato il luogo in cui in massima misura si concentra la Shekinah all'interno dello spazio. Al di fuori del Kodesh HaKodashim troviamo un'area sempre consacrata che si chiama Kodesh oppure Echal. Echal vuol dire palazzo, che rappresenta una dimensione dove abbiamo una minore Kedushah, dove ci sono lo Shulchan, il tavolo, dove c'era il Lechem Hapanim, il pane di presentazione, la Menorah e il Mizbah HaKetoret, e l'altare del Kedoret, cioè quindi un piccolo altare sul quale veniva offerto l'incenso, incenso che poi all'interno dell'Avodah, del giorno di Kippur, del servizio di Kippur, ricoprirà un ruolo fondamentale, come vedremo, e poi un'area ancora più ampia all'esterno, che è il cortile del tempio, che si chiama Asarah, dove c'era l'altare esterno, che era molto più grande, che rappresentava l'anticamera rispetto appunto al luogo in cui avvenivano queste avodot, questi tipi di servizio più intimi. Nell'Asarah, appunto, il popolo ebraico offriva i sacrifici e pregava. L'Avodah del giorno di Kippur si svolge all'interno di tutte queste tre sezioni del Bet HaMikdash, ma il centro, la parte fondamentale, è quando il Kohen Gadol entrava nel Kodesh Kodashim per appunto presentare questo incenso, questo Ketoret, e per fare l'aspersione del sangue dei Corbanotti. Attraverso questi atti avveniva l'espiazione del popolo ebraico, la sua purificazione una volta l'anno. Tutti quanti i preparativi per questa entrata, che appunto rappresenta il momento principale all'interno della giornata, quindi come veniva purificato il Kohen, che vestiti doveva indossare, che sacrifici bisognava offrire durante la giornata, per lui e per tutto quanto il popolo ebraico, rappresentano appunto la struttura principale del servizio
del giorno di Kippur. E lo scopo fondamentale è quello della Kappara, appunto dell'espiazione dei peccati. E quindi nel trattato di Yomà troviamo una descrizione di tutti quanti i particolari delle azioni che vengono compiute durante durante questa giornata. Nella purificazione, nella Kappara di Kippur ci sono due aspetti che sono legati l'uno con l'altro, perché il Kohen Gadol, il sacerdote, come sapete, rappresenta lo Shaliach, l'inviato del popolo di Israele per portarlo verso un livello superiore massimo e appunto arrivando lui stesso all'interno del Kodesh a Kodashim. E d'altra parte invece i peccati e le colpe vengono tolti e mandati via dal popolo ebraico. E questo viene poi espresso in maniera molto eloquente da uno dei rituali fondamentali del giorno di Kippur attraverso l'avodà, attraverso il servizio dei due Seirim, i due capri del giorno di Kippur. Due capri esattamente identici che vengono estratti a sorte, e uno di questi viene portato al massimo livello della Kedushah e della purità, tanto che il suo sangue poi viene introdotto all'interno del Kodesh a Kodashim, mentre l'altro, che invece rappresenta in generale i peccati, le colpe del popolo ebraico, viene portato al di fuori del Mikdash, del santuario, viene portato nel deserto ad Azazel e viene poi gettato lungo una parete scoscesa nel deserto, e appunto questo rituale rappresenta poi l'allontanamento di tutti quanti i peccati verso la loro radice originaria. Parlando di tutti quanti questi rituali e queste cerimonie all'interno del Beit HaMikdash, tutto quanto il popolo ebraico prende parte al rituale in questo giorno di purificazione e di espiazione, che viene chiamato nella Torah Shabbat Shabbaton. Poi per la prossima volta torneremo un po' su questa espressione. Shabbat Shabbaton innanzitutto serve a indicare la scevità, appunto l'interruzione, l'astensione da qualsiasi lavoro, giorno in cui non si mangia e non si beve, e giorno nel quale ci si preclude dal godimento e dai piaceri di questo mondo. E quindi questo giorno serve in qualche modo come entratura, come introduzione verso la vita eterna. Cioè, diciamo, sotto certi aspetti, il giorno di Kippur rappresenta una finestra verso la vita eterna. Per quanto riguarda la struttura esteriore del trattato, possiamo dire che il trattato segue un ordine cronologico. Come diciamo, si comincerà con i preparativi del Kohen Gadol nei giorni che precedono il giorno di Kippur, sino ad arrivare poi nell'ultimo capitolo, l'ottavo capitolo del trattato, appunto alla descrizione delle halakhot proprio della giornata che valgono per tutti, appunto le regole di Kippur che valgono per tutto quanto Israele. E quindi complessivamente abbiamo otto capitoli all'interno del trattato. Il primo capitolo, come dicevo, si chiama Shivat Yamim, 7 giorni prima, e affronta il tema della preparazione del Kohen Gadol per Kippur dai 7 giorni precedenti sino all'inizio dell'Avodah nella mattina del giorno di Kippur. Per dire una parola poi per introdurre il primo capitolo, c'è un aspetto importante che è collegato appunto alla preparazione del Kohen Gadol. C'è intanto un collegamento che vedremo tornerà tante volte in questo capitolo, che è quello con i giorni dei Miluim, vale a dire i giorni che hanno portato poi Aaron a Cohen e i suoi figli a prendere servizio all'interno del Mishkan. Ci sono 7 giorni di preparazione di Miluim, nei quali appunto troviamo alcuni aspetti che troveremo poi ribaltati sulla preparazione per il giorno di Kippur. Questo lo vedremo poi in maniera molto evidente già all'inizio del trattato, già nella prima Mishnah
del trattato. E un altro aspetto importante collegato a questi preparativi è che, sebbene il Kohen Gadol abbia un ruolo tanto importante, non tutti quanti i Kohanim Gadolim, i grandi sacerdoti nella storia, si sono rivelati all'altezza di questo compito. Cioè diciamo, come tipo ideale, il Kohen Gadol è un grande tzaddik, un grande giusto. Ciononostante, nella storia ci sono stati dei Kohanim inadeguati. E soprattutto ci sono stati dei Kohanim che davano ascolto a tendenze esteriori, insomma, al di fuori, eterodosse, rispetto a quella che era la tradizione rabbinica all'interno del popolo ebraico. E per questo era necessario formare adeguatamente il Kohen prima del giorno di Kippur, cioè per evitare che poi, appunto, durante lo svolgimento del servizio facesse qualcosa che era contrario a quanto stabilito poi dalla Halakha. E per questo troviamo questi 7 giorni in cui il Kohen veniva istruito rispetto al Seder Avodah, rispetto all'ordine delle azioni che poi avrebbe dovuto mettere in pratica durante il giorno di Kippur. E per questo poi, appunto, nel primo capitolo vengono descritti tutti quanti i particolari della preparazione per l'avodà del giorno di Kippur. Quindi la prossima volta inizieremo lo studio di questo trattato. È un trattato molto bello, pieno di suggestioni, e cominceremo con lo studio della prima Mishnah, vedremo qualche pezzettino della Gemara. Come ho detto, questa lezione sarà un pochino più breve, un po' più breve, perché abbiamo tra poco la tefillah poi di Yom HaTzmaut. Quindi vi saluto e vi auguro, insomma, una buona festa. Buona festa.